Buongiorno a tutti, bentrovati al nostro TG Meridiano. Andiamo a Firenze e parliamo di nuove povertà perché è stato presentato il rapporto relativo alle nuove povertà in Toscana nel 2020. C'era molta attesa. L'aumento dei nuovi poveri è contenuto nel 2020 solo grazie alle misure sociali. Chiara Valentini. Il rapporto sulle povertà in Toscana nell'anno della pandemia elaborato da IRPET fornisce un primo dato che potrebbe far ben sperare. Nel 2020 in Toscana ci sono stati 16.000 poveri in più per un totale di 121.000. L'aumento della povertà è stato contenuto dello 0,2, ma la notizia non è buona perché non ci fornisce questo dato la gravità della situazione. Innanzitutto perché l'aumento contenuto è dovuto ai numerosi ammortizzatori sociali, ai vari bonus, al blocco dei licenziamenti che ci sono stati quest'anno, ma che non ci saranno più a partire dal 2021. Il numero dei poveri in Toscana senza queste misure nel 2020 potrebbe essere addirittura raddoppiato e probabilmente in alcuni mesi del 2020 è stato molto più alto perché sappiamo che quando viene emessa la cassa integrazione, ad esempio, non arriva subito. Inoltre l'IRPET ha previsto che circa 60.000 persone che in questo momento non sarebbero sotto la soglia di povertà potrebbero esserlo nel 2021 proprio per la mancanza delle misure a sostegno del sociale. Chi sono le persone che si trovano sotto la soglia di povertà? Il calcolo non è semplice, dipende dalla area geografica, soprattutto dalla composizione familiare. È difficile parlare di un reddito che va dai 600 euro ai 1500 euro, dipende da molti fattori. Sicuramente i nuovi poveri in Toscana nel 2020 sono stati soprattutto giovani, il 55% di loro ha meno di 35 anni. Questo perché sono i giovani che sono quelli a cui è mancato il lavoro nel 2020 o che lo avevano precario e quindi lo hanno perso. Molte le famiglie di immigrati, più penalizzate naturalmente quelle numerose. Sono soprattutto le aree urbane a soffrire, in questo 2020, ma anche la costa e il sud della Toscana. Un po' tutti i settori dell'economia sono toccati. Sicuramente, ha detto l'IRPET, il lockdown ha acuito la forbice tra ricchi e poveri. Cosa farà la Regione? L'assessore al sociale Serena Spinelli ha parlato, di una necessaria, collaborazione ancora più importante tra le istituzioni per magari evitare di ripetere due volte tra il nazionale e il regionale le stesse misure. Ci sarà sicuramente da fare davvero un lavoro di riorganizzazione di tutto il sociale grandissimo, perché nel 2021 andrà molto peggio che nel 2020. E ora la cronaca giudiziaria. Ci sarà un appello bis per far luce sul caso di Martina Rossi, la studentessa ventenne di Genova, morta in Spagna il 3 agosto 2011, cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Mallorca. Vediamo il servizio. Una storia tormentata che ha visto in primo piano la battaglia giudiziaria di una coppia di genitori anziani che non si sono mai rassegnati all'idea di sapere quello che accadde la sera del 3 agosto 2011 a Palma di Mallorca. Il caso venne archiviato subito in Spagna, la procura di Genova si interessò della vicenda, poi trasmise gli atti a quella di Arezzo. Bruno Rossi, sindacalista dei potentissimi Camalli, i portuali genovesi, iniziò una battaglia che sembrava impossibile. In procura partì un'indagine che portò sul banco degli imputati Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, due trentenni di Castiglion Fibocchi, il secondo noto tra l'altro alle cronache sportive per essere un affermato pilota di motocross. L'inchiesta venne chiusa nel 2017, per i due si ipotizzava la tentata violenza sessuale e la morte come conseguenza di un altro reato. Secondo la pubblica accusa, Martina tentò di sfuggire ad un tentato stupro in quell'albergo maledetto. Nel processo di primo grado, un anno
di dibattimento, arriva il 14 dicembre del 2018 la prima sentenza che condanna i due ragazzi a 6 anni di reclusione. Nell'appello di Firenze il 9 giugno dello scorso anno, sentenza ribaltata perché il fatto non sussiste. La sentenza di assoluzione viene impugnata dalla Procura Generale di Firenze e dai legali dei genitori di Martina. Nel ricorso si specifica che la Corte non avrebbe valutato i singoli indizi. Ieri sera l'ultimo atto nella Corte di Cassazione a Roma per Bruno e Franca è stato un atto di giustizia, ma davanti adesso si profila la prescrizione per la difesa, l'ennesimo ricorso in Cassazione. Andiamo a Pistoia, al via la demolizione delle scuole medie Cino da Pistoia. Per la presenza di amianto verrà ricostruita una scuola modello nel giro di pochi mesi. Vediamo. Partirà a giorni a Pistoia la demolizione della scuola media Cino da Pistoia, chiusa da tempo per inagibilità a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica e soprattutto per la presenza di amianto. Al suo posto sarà costruita una scuola innovativa conforme ai più moderni standard di sicurezza, risparmio energetico e qualità degli spazi per l'apprendimento. Il progetto è stato illustrato dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e dall'assessore all'edilizia scolastica, Alessandra Frosini. Sì, esattamente. Prima di tutto verrà la demolizione dell'edificio preesistente, era stato fatto interamente in amianto, le pareti in amianto aveva determinato la chiusura. Poi la costruiremo con le più moderne tecnologie di risparmio energetico e di comfort per i ragazzi. Non so quanti decenni è che non si costruiva una scuola a Pistoia, spero sia un buon segnale e il primo tassello di un progetto lungo, di lungo respiro, che supera anche il mio mandato, ma anche i prossimi, che vede arrivare Pistoia ad avere comprensivi scolastici ben organizzati, ben strutturati, sicuri, attrezzati e moderni. L'intervento sarà finanziato tramite mutui BEI e tramite un finanziamento della Regione Toscana di 4.270.000 euro. Entro la fine dell'estate dovrà esserci l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del nuovo edificio, che si svilupperà su 3 piani. Soprattutto è stato un investimento di risorse interne, perché la progettazione è stata fatta dai nostri tecnici, questo per noi è un motivo di vanto, e ha dimostrato la capacità di intercettare risorse sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione. Grazie al progetto esecutivo siamo prima ben classificati con i mutui BEI fino a crescere e ottenere il finanziamento, quindi speriamo presto di fare la gara, di affidare i lavori e iniziare con la costruzione. I tempi della demolizione saranno, consideriamo ora tempi tecnici di 1 mese per partire, dopodiché verrà demolito. Per quanto riguarda invece la scuola, la partenza della scuola, noi abbiamo tempo per affidare i lavori entro settembre di questo anno. Dopodiché è partito l'affidamento, il progetto è pronto, l'esecutivo è validato, quindi partiranno lavori. Una notizia di cronaca: una 30enne è stata arrestata alla stazione di Campiglia in provincia di Livorno per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Guardia di Finanza di Piombino. La donna aveva nel reciseno 2 involucri con 100 grammi di cocaina, oltre ad una consistente somma di denaro. Ora è ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L'arresto è scattato durante un servizio antidroga alla stazione di Campiglia Marittima, quando la 30enne, in arrivo con il treno proveniente da Livorno, alla vista dei finanzieri ha tentato di uscire dalla stazione per eludere un possibile controllo, ma è stata raggiunta e bloccata. Torniamo a Firenze. Il più alto riconoscimento del Consiglio regionale ad un giovane plurilaureato a Pisa. Vediamo chi è. Il primo gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana in questa legislatura è stato assegnato a un giovane. Non un giovane qualsiasi, va detto. Giulio De Angeli, nato a Padova, è quello che in qualche film potrebbe fare la parte del piccolo genio. E probabilmente lo è davvero. A 25 anni ha già 5 lauree, ottenute seguendo contemporaneamente più percorsi universitari. Tutti 110 e lode. Anche le materie sono tra le più complicate, dalla biotecnologia alla medicina.
La sua specializzazione, le malattie neurodegenerative. Insomma, come Giulio in Italia c'è solo Giulio. Non ho superpoteri, dice, quello che faccio io lo possono fare tutti, è solo una questione di motivazione. La cosa che gli sembra più difficile è spiegare quanto si sia divertito in questi anni. I suoi traguardi universitari, abbiamo tralasciato l'elenco delle borse di studio vinte ad Harvard, li ha tutti raggiunti a Pisa. Ecco il motivo del gonfalone toscano tra l'Università degli Studi e il Sant'Anna. Per me il Sant'Anna rappresenta la culla dei medici ricercatori, che era esattamente quello che volevo fare nella vita. Pisa mi ha dato tantissimo e soprattutto ha impresso in me l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Io racconto sempre, il mio tutor al mio primo anno mi diceva sempre: Giulio, per fare ricerca ad alto livello devi parlare la lingua non solo del medico, ma anche del fisico, dell'ingegnere, del biologo. Io ho cercato di prenderlo alla lettera. Adesso lo aspetta un futuro da ricercatore a Cambridge, dove è stato scelto tra 23.000 candidati. E la fuga di cervelli non sta nell'andare all'estero, perché il mestiere del ricercatore è internazionale per sua natura. Però questo non significa che non esista, esiste come la tragedia della fuga di cervelli, e sta nel recidere i rapporti con l'Italia. Di sicuro Giulio, chiamarlo per nome non è una mancanza di rispetto, ma una lode alla sua freschezza di giovane ragazzo, continuerà ad avere un legame con la Toscana. Il presidente Mazzeo lo ha già precettato per un compito speciale. Vorrei che Giulio coordinasse 10 ragazze e 10 ragazzi per disegnare quella che sarà la Toscana del 2050. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, parlando con i giornalisti, ha fatto riferimento all'incontro di ieri a Palazzo Chigi per discutere del restyling dello stadio. Ho incontrato i collaboratori del presidente Conte, ha detto: abbiamo analizzato nel dettaglio il progetto di ristrutturazione e riqualificazione del Franchi. Sono molto contento perché ho trovato una grande disponibilità e anche l'impegno del governo italiano a sostenere il progetto di riqualificazione dello stadio. E al via tra pochi giorni il corso regionale volontari per l'oncologia, voluto da 7 associazioni attive in Toscana. Vediamo. Prende il via venerdì 29 gennaio Insieme per l'oncologia, nuove prospettive all'assistenza di base e alle urgenze, un corso di 6 incontri formativi rivolto al mondo del volontariato. Il corso, voluto da 7 associazioni operative in Toscana, Calcit Chianti Fiorentino come capofila, Aurora Donna Prato, AVO Firenze, Calcit Tavernelle Barberino, Calcit Valdarno Fiorentino, Fondazione Sandro Pitigliani Prato, Voglia di Vivere Pistoia, che afferiscono al TOL, il tavolo di lavoro istituzionale che raccoglie progetti e riflessioni delle associazioni di volontariato che si integrano all'interno del Dipartimento Oncologico della ASL Toscana Centro. Sono Carlo Tempestini e rappresento il Calcit Chianti Fiorentino, ma parlo anche a nome di quelle associazioni che insieme a noi hanno contribuito alla realizzazione del corso Insieme per l'Oncologia. Si tratta di un corso informativo, ma soprattutto formativo, rivolto a tutti coloro che vogliono dedicare un po' del loro tempo alle persone con malattia oncologica bisognose di aiuto. I modi per farlo sono molteplici e le iscrizioni sono ancora aperte. Il corso di formazione realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è organizzato tramite la piattaforma Google Meet e si articolerà in 6 giornate, nelle prime 5 condivise fra tutte le associazioni coinvolte e la 6ª a cura di ciascuna di loro nella propria sede. Il corso si avvale del patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e della SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia, sezione regionale Toscana Umbria. Sono in corso i restauri delle pareti interne del Battistero di San Giovanni a Firenze. Vediamo. Dopo il restauro dei marmi esterni concluso nel 2015 alla vigilia della visita di Papa Francesco, nel 2017 è iniziato un altro intervento sul bel San Giovanni, la pulitura delle pareti interne con il recupero di colonne e mosaici. Non accadeva dalla fine dell'Ottocento.
L'intera operazione si concluderà alla fine di quest'anno, ma il restauro che è terminato su 4 delle 8 pareti del battistero ha svelato alcune cose finora rimaste segrete. I capitelli delle colonne, ad esempio, erano probabilmente dorati. Molta è stata la sporcizia ritrovata sui mosaici dovuta al fumo delle candele, ma addirittura hanno trovato il fango dell'alluvione del 66. Il Battistero di Firenze si può considerare davvero un'opera unica, su cui c'è ancora tanto da studiare, perché abbiamo ancora delle incertezze sull'esatta datazione dell'opera, ma quello che stiamo restaurando ora sono la maggior parte sono i mosaici, una parte di mosaici e anche la componente strutturale, perché abbiamo trovato delle lesioni di una certa importanza all'interno delle strutture, lesioni che non si potevano vedere prima dell'intervento, che hanno portato anche un rallentamento iniziale al lavoro. A quello che pensavamo che potesse essere l'ordine dei lavori. Dunque questo restauro è un'opera molto importante che si lega a questo ciclo straordinario medievale realizzato dalla metà del 200 fino agli inizi del 300, l'epoca più fulgida dell'arte fiorentina nel suo risveglio medievale. Ha avuto nei secoli molti restauri perché è un'opera estremamente importante non solo per la storia dell'arte ma per la storia della città e della civiltà intera. E questo restauro si colloca nella linea dei restauri passati, ma naturalmente con un progresso notevole che consiste nel poter oggi avvalersi di tecnologie sia per lo studio della tecnica di esecuzione dei mosaici che delle loro condizioni di degrado e soprattutto per quelle che possono essere le soluzioni migliori per la loro conservazione. Partono le visite virtuali all'Accademia della Crusca, la casa della lingua italiana. Da febbraio in video Leonardo Salviati ci invita a partecipare. Vediamo. Un calendario di visite virtuali gratuite all'interno dell'Accademia della Crusca di Firenze per sopperire all'attuale fase di chiusura per l'emergenza Covid e poi in futuro per permettere a chiunque in Italia e nel mondo di conoscere l'istituzione nata nel 1583 e ancora oggi punto di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana. Il progetto Dentro la Crusca, Dentro l'Italiano è realizzato dall'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca con il contributo di Unicop Firenze. Le visite virtuali partiranno a febbraio e proseguiranno anche dopo la riapertura. I partecipanti saranno accolti da un linguista presente fisicamente nella sede dell'Accademia che farà loro da guida e accompagnerà i visitatori nelle sale rispondendo alle domande del pubblico. Per lanciare l'iniziativa è stato realizzato un video con un'intervista immaginaria a Leonardo Salviati, scrittore tra i principali promotori della fondazione dell'Accademia, interpretato dall'attore Francesco Gori che, con i vestiti e il linguaggio del 1500, invita a partecipare alle visite guidate. Era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per aver scelto il nostro TG e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.